Come passare dal ci penso se lavorare con te oppure no al c'è ancora posto per entrare nel tuo percorso? Mm -hmm. eh. Ciao, sono la dottoressa Sara Travalza, farmacista e naturopata australiana, e aiuto le professioniste del naturale a diventare creatrici di opportunità per aumentare le proprie entrate. Molto spesso questa domanda è davvero presente soprattutto quando dobbiamo generare persone interessate ai nostri servizi, ai nostri prodotti e in questo mondo, nel mercato delle discipline naturali, spesso c'è proprio questa esigenza di poter aumentare la propria clientela, poter eh, davvero servire un mercato che è in forte crescita, in forte espansione e soprattutto perché le persone a giorno d'oggi hanno davvero tanto bisogno di supporto e di aiuto, essere accompagnate per un pezzo di strada. E quello che accade spesso a queste professioniste che poi sono anche, diventano mie studentesse nel percorso Petals Elite e mi riportano la difficoltà che spesso hanno proprio nel attrarre persone desiderose di farsi aiutare e quando propongono il loro modo di lavorare che spesso è già diventato non più singole consulenze ma percorsi trasformativi c'è sempre quella obiezione di fondo che appunto è quella ci penso, non lo so faccio sapere quindi si crea questa energia del dubbio per così dire dell'incertezza che poi chiaramente non permette a eh, queste professioniste di prosperare nella loro attività perché quando lasciamo le persone poi in questo modo che ci devono pensare che magari non ti danno nemmeno una risposta nel giro di poco tempo quindi è come se ti lasciassero in qualche modo appesa allora questo crea energeticamente e poi chiaramente anche sul piano concreto sul piano materiale dell'esistenza lasciano questa energia del dubbio che si traduce poi in poche entrate economiche e soprattutto in un'attività professionale che poi nel tempo no, non si evolve, non si espande e allora è importante conoscere delle strategie davvero utili che ti possano aiutare per far sì che poi le persone desiderino te solo te come professionista perché sanno nel profondo con tutto il loro cuore con tutta la loro anima che davvero tu le puoi aiutare per quel pezzo di strada che potrete fare insieme allora vediamo qual è il primo passo che puoi compiere in questo caso sicuramente è una comunicazione chiara del tuo servizio di ciò che stai offrendo perché io dico sempre la relazione che noi abbiamo con le persone che ci conoscono e che desiderano poi farsi aiutare da noi è come una relazione d'amore, cioè la persona ha bisogno di innamorarsi di noi, di ciò che noi eh, proponiamo in termini di credenze, di valori, come ci muoviamo nel mondo, qual è il tipo di lavoro anche che abbiamo fatto su noi stesse e che ci permette poi di poterlo comunicare efficacemente alle persone che piano piano attraverso i nostri contenuti, che siano contenuti video, contenuti attraverso dei post o contenuti in presenza, quindi legati magari a degli eventi, degli eventi fisici, ci permette appunto di arrivare a queste persone e soprattutto di farle innamorare di noi, di quello che stiamo proponendo e di quello che stiamo davvero eh, diffondendo come messaggio di trasformazione per un mondo che ha davvero bisogno del nostro operato. Quindi la prima, il primo step, il primo passo è proprio la comunicazione. Il secondo passo è quello di posizionarti come l'esperta della tua nicchia ovvero come l'esperta di quella categoria di persone con cui hai deciso di lavorare allora questo lo fai sempre attraverso una comunicazione efficace ok e soprattutto questo lo fai andando a ricercare per così dire quel tipo di trasformazione in cui tu sei davvero abile e questo mi riporta sempre a pensare a eh, sicuramente rifletti su questo ci saranno delle categorie di persone nello specifico cioè un tipo di trasformazione che tu hai operato in passato che sono state per esempio le persone con cui hai lavorato meglio con cui ti senti più eh, a tuo agio e con cui per esempio quando ci lavori non sembra nemmeno che stai lavorando perché a fine sessione a fine trattamento non ti senti scarica per così dire ma ti senti bene ti senti energizzata perché è proprio un tipo di trasformazione che ti corrisponde che risuona con chi sei e cosa in casa in questo preciso momento quindi il posizionamento è un altro aspetto importante per far sì che le persone ti riconoscano come l'esperta di quella categoria di quel tipo di trasformazione e tu possa essere considerata come l'unica professionista in grado di risolvere quella problematica specifica il terzo punto che devi tenere in considerazione se vuoi far passare le persone da un dubbio ci penso se lavorare con te oppure no entrare in un percorso trasformativo insieme a te a ah, dimmi quando posso iniziare eh? voglio iniziare subito come posso fare per entrare nel tuo percorso allora il terzo aspetto fondamentale è dettare le regole a casa tua ovvero tu sei la professionista che decide come lavorare a casa tua e soprattutto far comprendere alle persone che stanno cercando il tuo aiuto che tu non sei sempre disponibile e quindi che ci sono, diciamo, delle finestre di opportunità che queste persone possono cogliere con te e che una volta che si chiudono queste finestre non potranno più essere riaperte. Quindi è importante che tu ti poni come una professionista seria, rispettabile, che davvero svolgi il tuo lavoro con professionalità, con serietà. Pertanto tu pretendi lo stesso dalle persone che risuonano con te. E allora, quando non sei sempre disponibile, quando ci sono queste finestre di opportunità che si aprono e poi si chiudono allora lì la persona sicuramente è più motivata e più spinta a entrare nel tuo mondo se questi contenuti ti sono stati di aiuto ti comunico che sono riaperte le iscrizioni al programma Petals Elite per un tempo limitato quindi clicca il link in descrizione per prenotare la tua destiny call e vedere se possiamo lavorare insieme